Nell'intanto che centinaia di tifosi rientravano nelle loro abitazioni dopo la gara tra Avellino e Paganese, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno accadeva l'inverosimile. Decine di tifosi della formazione azzurrastellata bloccavano il tratto di strada mediante un furgone parcheggiato di traverso all'altezza di Montoro Sud per aggredire alcuni veicoli che viaggiavano nella loro direzione. La loro colpa? Indossare i colori bianco-verdi. Ovviamente c'è da comprendere cosa sia successo nello specifico, cercando di ricostruire la vicenda al meglio, mediante anche le immagini circolate sul web, e saranno le autorità preposte a far luce sulla vicenda. Al momento, come sottolineato dal questore Maurizio Terrazzi, non è da escludere che le due tifoserie siano venute a contatto. Fatto sta che ieri, al termine di una gara di campionato di Serie C, un gruppo di facinorosi ha scatenato il panico in autostrada, un solo ferito e due auto danneggiate appartenenti a dei tifosi biancoverdi. Tanto spavento per le persone che hanno assistito all'accaduto, rimasti in auto a proteggere i propri cari dalla furia di chi si professa essere tifoso.